visto il grandissimo successo della serie e specialmente visto che amo questo genere di video, rieccoci ragazzi in un terzo episodio della nostra rubrica di approfondimento sul fin troppo vasto mondo dell'informatica. Abbiamo già parlato di calendario, di sistemi operativi e di malware. Oggi invece ci spostiamo sull'hardware e parliamo di dispositivi di memoria. In particolare, oggi approfondiamo le memorie non volatili, le cosiddette memorie di massa. Sì, esatto, quelle che usate per immagazzinare tutta la vostra robaccia sul computer, sul telefono, sul tablet, eccetera, eccetera. È un argomento di cui si parla poco, sebbene in realtà sia fondamentale. Oggi col mondo digitale siamo abituati ad immagazzinare senza pensiero dati su dati sotto forma di foto, film, musica e qualunque altra cosa. E un utente medio fa in fretta a riempire memorie di svariati gigabyte. È inutile dire che non è stato sempre così, ma prima di iniziare provate a fare lo sforzo di immaginare e di vivere negli anni in cui il megabyte era il miraggio dell'archiviazione. Oggi infatti ripercorriamo l'evoluzione delle memorie negli anni, ovviamente selezionando le più interessanti. Bene, senza perderci troppo tempo, accenniamo solo che agli albori del mondo digitale i calcolatori facevano ancora uso di schede perforate per immagazzinare e leggere i dati, un sistema così vecchio che pensate le prime applicazioni, in altri ambiti ovviamente, risalgono al 700. Ma la prima memoria che cattura davvero la nostra attenzione è la memoria a tamburo magnetico. Anche se non ebbe un'applicazione di massa, queste memorie sono più simili a quelle moderne di quanto si possa pensare. Questo genere di memoria poteva contenere una quantità di dati oggi irrisoria, se non proprio 10 KB, come ho letto, il che ovviamente dipende dal modello. L'ordine di grandezza comunque era quello. Il funzionamento è relativamente semplice, ma per nulla efficace. La testina di lettura era fissa e questo rendeva lunghissimi i tempi di risposta della memoria. L'evoluzione portò poi alla realizzazione di memorie basate su pellicole magnetiche. Il grande vantaggio delle pellicole è, sembra scontato, la loro capacità di arrotolarsi, dando così la possibilità di registrare una grandissima quantità di dati su uno scatto sottilissimo e quindi su un volume ridotto. Ma anche in questo caso è la lettura che risulta scomoda. Per aggiungere i dati scritti all'inizio del nastro bisogna riavvolgerlo tutto, il che di fatto non ci permette di accedere ai dati che vogliamo in ordine sparso. Con un salto di alcuni anni arriviamo al primo vero hard disk moderno. Oh beh, quasi moderno. Si tratta della memoria contenuta nel mitico IBM 305 RAMAC, uno dei primi computer a essere commercializzati su larga scala. L'hard disk drive contenuto in questo calcolatore si differenziava dalle vecchie memorie per un dettaglio non irrilevante. Le parti meccaniche atte a leggere i dati potevano muoversi. Grazie alle testine mobili ogni dato era accessibile in un tempo relativamente breve, circa mezzo secondo, ma soprattutto non c'era più la necessità di far scorrere tutti i dati che lo precedevano. Nel dettaglio, l'unità contenuta nel RAMAC era composta da 50 dischi da 24 pollici l'uno, per un totale di 5 milioni di caratteri immagazzinabili. Sì, insomma, quei 4,4 MB. Ma fu proprio grazie alla nuova idea della testina mobile che dopo una ventina d'anni nacquero i floppy disk, i leggendari dispositivi che avrete senz'altro visto qualche volta. Anche in questo caso abbiamo un piccolo disco di materiale magnetico che gira e immagazzina i dati. I floppy si presentano in tre formati diversi in base alle loro dimensioni. Abbiamo allora gli 8 pollici, i 5,25 e i floppy da 3 pollici e mezzo. Se avete dei floppy a casa probabilmente sono di quest'ultimo tipo. Per più di 20 anni i floppy furono dispositivi di archiviazione e distribuzione di tutti i giorni, tanto che oggi sono diventati l'icona di salvataggio in molti programmi. Ma col passare degli anni anche i floppy iniziarono la loro decadenza a causa dei nuovi arrivati, i compact disc. Si trattava di un nuovo tipo di supporto non più magnetico ma ottico che allargò enormemente le prospettive di archiviazione. Si arrivò a parlare di 600 MB, ma in un'era in cui ci si stava ancora abituando al concetto stesso di megabyte. Ma per approfondire il funzionamento dei compact disc, ragazzi, io vi aspetto nel prossimo episodio. Per ora diciamo soltanto che questi si evolsero nel corso degli anni, aumentando sempre di più la loro capacità. E arriviamo direttamente ai giorni nostri. Se è anche vero che tutti i supporti di cui abbiamo parlato, specie gli hard disk, oggi sono incredibilmente aumentati di performance, l'ultima ed attualissima frontiera dell'archiviazione è la memoria flash, ovvero quella che troviamo ormai nelle chiavette, nei telefoni, negli iPod, nei costosissimi dischi a stato solido, ma anche in tutta l'elettronica di consumo, lavatrici programmabili, calcolatrici e chi più ne ha più ne metta. Questo tipo di memoria non ha parti meccaniche mobili, non scalda, non consuma quasi niente ed ha una velocità di accesso tendenzialmente minima, ma non scenderò nel dettaglio anche perché in realtà non ne sarei proprio in grado. Io ragazzi vi saluto anche oggi con un ringraziamento speciale per tutti quelli che supportano questa serie. Lo sapete, a me piace moltissimo, certo che da preparare non è uno scherzo. In ogni caso, se siete arrivati fino qui ed avete apprezzato, lasciatevi scappare quel mi piace che ci sta sempre. Per dubbi, commenti, osservazioni o suggerimenti, qui sotto c'è lo spazio, usatelo pure senza parsimonia. Alla prossima ragazzi, ciao!